Lecce, con Brindisi e le loro province, è tra le 6 città finaliste per il titolo di Capitale Europea della Cultura 2019. È un cammino verso un reale cambiamento che è già iniziato e sta coinvolgendo tutta la cittadinanza. È un virus positivo e contagioso, un processo in cui tutti possono diventare protagonisti per reinventare il nostro territorio. Siamo in finale, insieme possiamo cambiare. Facciamolo adesso! Salve, sono Sergio Longo di Ortoporto, siamo qui a Lecce in piazzetta Dante Alighieri con i principali protagonisti di questo progetto che Claudia è Afro, chi si presenta? Io sono Claudia e insieme a Afro abbiamo iniziato 3 anni fa a creare il laboratorio di ricerca urbana Janub. Da cui è nato il progetto Artigianum con l'obiettivo di creare un nuovo significato di spazio pubblico a Lecce, e progetto che si è sviluppato in Piazza Dante Alighieri nel quartiere San Pio. Io sono Afro e diciamo, ho partecipato insieme a Claudia a questa esperienza, pensando che, diciamo, di fare un progetto in questo luogo insieme agli abitanti fosse un'esperienza interessante sia a livello proprio urbano che a livello umano. Ci volete spiegare com'è nato il progetto, come si è sviluppato e come siete riusciti a coinvolgere gli abitanti di questo quartiere? Noi abbiamo iniziato il nostro lavoro con l'idea di realizzare uno studio, un'analisi del rione Rulie e del rione San Pio, e in realtà all'inizio siamo arrivati in piazzetta perché eravamo attirati comunque sia dalla morfologia della piazza e da quello che accadeva intorno, quindi siamo arrivati incuriositi. E la prima fase è stata proprio, noi ci siamo seduti e i bambini si sono avvicinati, perché questo è uno spazio che è stato sempre vissuto da molti bambini, e ci hanno chiesto chi eravamo e cosa stavamo facendo qui, e ci hanno chiesto se potevamo realizzare la piazzetta. Le prime relazioni che sono create sono state quelle con gli abitanti, perché quindi siamo partiti dall'idea di progettare uno spazio con gli abitanti stessi, quindi una serie di iniziative si sono seguite. La domenica avevamo l'appuntamento della piazza in piazza, in cui venivamo e cercavamo di disegnare partendo da quelli che erano i desideri e i bisogni degli abitanti. Come ispirazione ci siamo fatti portare dall'idea del nome della piazza, quindi Largo dell'Umenzaric, e partire quindi da ricreare a livello, ispirandosi alla toponomastica, questo profilo di quest'uomo. Infatti la piazza dall'alto rappresenta un occhio, la seduta grande un naso, il tavolo di quartiere un orecchio, proprio l'idea dell'ascolto, e poi sì, Abbiamo la bocca e i capelli, il cappello sì, dall'altra parte. Cappello è un po' come un cappello di Aladino, diciamo, che poi è un altro volto, cioè sempre un lavoro, diciamo, di matriosca in questa piazza, no? Ogni cosa ha un significato richiama un altro, e quindi poi c'è un, diciamo, sì, ha un carattere. E poi a livello funzionale l'idea è stata appunto di realizzare questi 3 spazi, il salotto urbano nella parte centrale, appunto l'idea che comunque lo spazio pubblico, uno spazio che può accogliere la parola, può accogliere lo stare insieme, soprattutto per le persone magari più grandi, l'area gioco per i bambini e il campetto, quindi proprio l'idea di mettere insieme una serie di popolazioni e di fasce d'età diverse nello stare in città. E poi piano piano gli abitanti sono coinvolti da portatori di parola a veri attori nella costruzione, perché alla fine dei laboratori la piazza non era terminata
durante un'assemblea pubblica abbiamo deciso che sarebbero stati gli abitanti stessi a venire a lavorare. Quindi l'ultima fase del progetto è stato un cantiere sperimentale di costruzione di socialità e di arte, nel senso veramente di relazione e di creatività in questo senso. Cosa hai visto di questa piazza quando l'abbiamo costruita? C'era anche mio figlio Daniele, che veniva spesso a lavorare qui, sì, proprio come una persona affidabile, insomma. Si metteva e cominciava a fare dei lavori bellissimi. Credo che la vera opera d'arte di questa piazza, se si può chiamare tale, è una panchina che, diciamo, è stata fatta componendo i suoi mosaici, che si metteva in un angolo di questa piazza a fare ogni giorno, sabato e domenica inclusi, e forse era l'unico a entrare in cantiere anche la domenica. Comunque sì, la forza di questo progetto è stato proprio il coinvolgimento, i vari ruoli che si sono definiti. Dalele, appunto, che, diciamo, era un po' il direttore artistico, che aveva l'ultima parola sulla scelta dei colori, a magari Sandrine, la signora che abita dietro quella porta, che magari la mattina d'inverno portava il tè, alla signora Marisa che diceva la sua parola, a Carlo, che è uno degli abitanti della piazza, è stato un altro attore protagonista. Abbiamo lavorato tutti, però la mano quella consapevole, perché ci sono le mani, quella consapevole è stata quella di Carlo, che io ringrazio tanto, perché se non ci fosse stato credo che avremmo avuto un po' più di problemi. Cioè, la mano di Michela, che con la scrittura ha creato un diario di bordo, quindi ha permesso, insomma, la possibilità di ascoltarsi, di rileggersi, l'energia di Sabino, che è uno degli abitanti che ha fatto dei laboratori di zen stretching. Quindi quello che è stato interessante nella realizzazione di questo progetto è il processo di costruzione di bellezza sotto vari aspetti. Qui in piazza anche Michela, che è una delle abitanti di questo luogo, e a lei chiediamo che cosa è stato importante, perché è stato importante per voi l'esperienza che hanno condotto. Sì, perché sostanzialmente non esiste mai una fine, ma sempre un nuovo inizio, no? Io, che sono stata l'abitante dal 98 qui vicino, abito qui vicino, ho visto le varie metamorfosi della piazza, quindi da una superficie asfaltata ad una superficie con questi tipo di mattoncini colorati, marroni, bianchi e grigi, a questo tipo di metamorfosi, in cui però si è giunti a un livello di consapevolezza e di maturazione diverso, perché se nel 98 ero arrivata a un certo punto, che ero ancora nell'infanzia, quindi a 4 anni, e vivevo in una certa maniera, quindi con delle biglie, con dei giochi infantili, sono arrivata al punto delle mattonelle, in cui ero già una ragazzina e quindi si provava le prime esperienze anche con la propria comitiva, quindi tutto ciò che riguarda la scoperta delle proprie emozioni, per arrivare poi a un livello di maturità quale quei 17 anni in poi, adesso ne ho 19, in cui la mutazione della piazzetta finale, che non giunge appunto ad una vera e propria fine ma sempre a un nuovo inizio, è appunto da stimolo per altre cose, per altri correnti, quindi anche a prendere certe direzioni che non ci si aspettava prima, proprio perché funge da punto di arrivo e di inizio al tempo stesso per un certo cammino. L'auspicio proprio nostro di Gianube in questo momento è riuscire a riportare un processo di questo tipo in altre tipologie, cioè non pensare solamente allo spazio pubblico, ma passare adesso all'unità abitativa, quindi allo spazio della casa. Quindi adesso sì, adesso il lavoro che Gianube sta portando avanti è sullo spazio infrastrutturale e sullo spazio abitativo. Il desiderio grande è quello di poter vedere altre forme, altri significati che si sviluppino all'interno della città di Lecce, legati allo spazio pubblico.
questo per me era il desiderio più grande. Noi siamo partiti qui lavorando sull'idea del gioco, dello stare in città, dei rapporti tra più generazioni, e appunto una città che si interroga su se stessa e prova a lavorare su una nuova forma con dei nuovi contenuti, che sono quelli dello stare insieme, dello stare della costruzione dello spazio. Quello che per me sarebbe interessante è che appunto in altri luoghi si possano sviluppare nuove pratiche, quella sorta di urbanismo dei rituali minimi che abbiamo provato a praticare con il progetto Artigiani.